un vino pregiato, come questo vino, uno champagne, 100 euro. 100 euro che noi ci stiamo bevendo tutti per la festa di Natale, per i compleanni, per tutto. Il nostro bere, il nostro mangiare, finisce così. Finisce proprio così. E ai poveri che cosa diamo? Una candela? Una torta? No, diamo una bottiglia vuota. Bene. A vedere. Sì. Secondo me è una bella fregatura. 1000 sterline per un pasto scotto e una strusciatina a vuoto sulla pista. Comunque ci stiamo ubriacando per una buona causa, giusto? Alla salute! Portatelo via. È un po' difficile. Dovete fare qualcosa. 20 sterline a testa qui dentro. Più l'affitto della sala, forse altre 20, 30 con il rinfresco, 50 sterline di spese generali. Ecco a te, Giorgio. Questa è la tua parte. Oh, chiedo scusa, non vi ho presentati. Lui è Giorgio. Per la verità, è incuriosito dalla vostra cena, perché quando l'ho conosciuto era così affamato che stava per mangiarsi la lingua. Strano però, non è buona per l'insalata Caesar. No, ascoltate, sarò sincero, e voglio essere sincero, lui era un mucchietto di ossa in una pozza di merda. E non parlo neanche di merda educata, era della roba gialla, liquida, fetente, a scariche. Comunque, ho 2000 bambini nel mio campo in Africa con lo stesso problema. Ringraziare tutti, perché sto passando dei giorni qua bellissimi, bellissimi, bellissimi. Vi aspetto, venite qui e riscoprite le cose belle della vita. Le cose belle della vita sono qui, sono con la gente, non lontani nella nostra tranquillità. E questo cambio di vita sarà per me tanto bello. Ciao a tutti.